Leo Di Gioia, assessore regionale al bilancio, qui a Vico del Gargano. Cosa è accaduto stamane? Abbiamo assistito a quelle che sono le riprese in corso di questa fiction che la RAI sta producendo su questo meraviglioso territorio e in quanto regione, rappresentando la regione, abbiamo contribuito non solo con quello che è l'impegno di Apulia Film Commission, che sarà probabilmente destinataria di richieste anche materiali, diciamo così, da parte della produzione, ma consegnando un pezzo del nostro patrimonio regionale, oggi in disponibilità alla comunità montana, per far sì che diventi location, che diventi il posto dove si andranno a girare alcune delle scene più significative. In sintesi mi pare un bel esempio di territorio, sia il comune che la regione hanno fatto la propria parte, che in questa maniera promuovono un'eccellenza che è quella del proprio paesaggio, della propria bellezza culturale ed artistica, lo fanno con uno strumento meraviglioso attraverso il cinema e lo fanno in maniera sapiente, rivolgendosi quindi a tutto il pubblico che poi tramite gli schermi della RAI potrà beneficiare, ecco, anche della vista di questi meravigliosi posti. Luca Bitterlin della Cross Production, tutto risolto per il Palazzo della Bella? Sì, tutto risolto grazie all'intervento dell'assessore, grazie all'intervento di tutte le istituzioni competenti che insistono, come dire, che governano il Palazzo della Bella. Abbiamo fatto tutto quanto e abbiamo risolto un piccolo problema. Come vi state trovando con questa imponente produzione qui a Vico del Gargano? No, benissimo, l'accoglienza della Regione Puglia in generale è straordinaria, voi avete una delle migliori film commission del mondo, non d'Italia, lavoriamo benissimo con questa film commission, ma lavoriamo benissimo anche con le istituzioni locali, con il sindaco che ci ospita dentro questo edificio che vedete alle mie spalle. Noi stiamo girando la storia di una donna sindaco di un paese che non è Vico del Gargano, ma è che è un altro paese di fantasia, che noi abbiamo chiamato Calura, ma abbiamo bisogno di un posto dove girare la sua attività e il sindaco di questa città, di questa cittadina, di Vico, ci ha ospitato a casa sua e i cittadini ci stanno ospitando nel loro paese, nella loro città, e questo è e lo stanno facendo con grande affetto, con grande partecipazione. Speriamo di rivederci l'anno prossimo in prima serata su Rai 1? Sì, ci rivedremo alla fine del prossimo anno, credo, o comunque entro l'inizio dell'anno successivo, per l'inizio dell'anno successivo, e speriamo di fare un buon lavoro grazie ai cittadini che ci aiutano. Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano, tutto risolto per le riprese al Palazzo della Bella? Quanto sembra sì, grazie all'intervento della Regione, oggi abbiamo la vista anche del commissario Marotta, così chiudiamo questa polemica non strumentale, perché poi ho letto alcuni giornali che sembra che il mio intervento sia stato strumentale, è stato un intervento giusto per premere sull'acceleratore per permettere poi per avere la possibilità di utilizzare Palazzo della Bella, quindi nessuna strumentalizzazione, sembra che ci siamo arrivati e questo ci fa piacere. Una fiction importante, probabilmente destinata a Rai 1, che ricadute avrà sul suo paese? In termini di lavoro già iniziano a vedersi le prime ricadute economiche, è ovvio che con 60 persone che girano questa serie televisiva, che dicono che andrà in onda su Rai 1 in prima serata, speriamo, ce lo auguriamo, ma avrà anche una ricaduta in termini di immagine, di pubblicità, che al nostro bilancio non fa nessun effetto perché è costo zero. Il nome del paese è Calura, che è un nome di fantasia e non poteva che essere così perché non è ambientata in questo territorio, però hanno deciso di girarlo in questo, mi permetta, splendido paese che è Vico del Gargano, di cui ovviamente noi siamo innamorati e speriamo che molti turisti vengano a visitarci dopo aver visto questa serie televisiva.